Un saluto a tutti da Jack e Cla di Elisir Podcast. Benvenuti e bentrovati con Elisir. Ciao Cla, cos'è Elisir Podcast? Buonasera, 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 benvenuti a questa nuova puntata. Come sempre noi parleremo di un argomento, ne parliamo tanti. Oggi andiamo avanti con la rubrica dedicata ai videogiochi, parliamo di Tomb Raider. Tomb Raider, bella serie. La scorsa puntata, recuperate se volete, abbiamo portato Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, i capostipiti della saga, e oggi andiamo a una fra le più grandi evoluzioni della serie, che è Tomb Raider 3. Tomb Raider 3, Certo, il gioco giustamente. difficile, non avreste mai detto che è un gioco difficile Tomb Raider 3, perché ha un sistema di salvataggio molto meno libertino rispetto al 2. Si vede che nel 2 magari la gente salvava quando stava morendo. Io mi ricordo che nel 2 uno mi ha detto: guarda, sono bloccato, mi puoi andare avanti? Ho detto: ma sì, qual è il problema? Mi sono trovato con un filo di barre di salute, zero medikit e 30 persone che mi sparavano addosso. Ho detto: ok, ah, ho capito perché ti sei bloccato, ho capito che sei bloccato. E niente, alla fine nel 3 sta cosa, per fortuna, non è più possibile, perché hai i salvataggi limitati, tu trovi i cristalli e salvi con un salvataggio limitato. Ovviamente c'è il trucco utilissimo che ti fa salvare tutte le volte che vuoi. E va bene, quel trucco lì lo uso perché onestamente io voglio salvare quando voglio questi giochi. Posso anche non usare altri trucchi, ma un trucco del genere secondo me ti permette di andare avanti. Allora, trucchi a parte, cos'è Tomb Raider 3? Tu là, penso che mi dirai, vediamoci un trailer, no? Sì, anche Vediamo. perché io poi non l'ho giocato Io questo, mi sì, sono fermato al 2. bellissimo, Ciao bellissimo. Ema. Vediamo subito. Ciao Ema, ciao, ciao Neema, Noemi, Tizio, benvenuti. Tomb Raider 3. Facciamo anche l'audio. Vabbè, tanto non è la musica. For the best, oh, potentissimo. Allora, deserto, deserto. Le giungle, c'è anche l'Africa. Attenzione, il miglior Tomb Raider finora. Vabbè, non è il Tomb Raider, non è tutto. Ecco Londra. Addirittura l'asteroide, Madonna. L'asteroide apre tutto. È il famoso asteroide che ha spazzato via tutto. Guarda, il serpente, è spauroso, il cobra. Il cobra non è un serpente, diceva Lara Croft. Scusa, ma cos'è Lara contro l'asteroide? Sì, più o meno, no, non è proprio Stiamo così. esagerando un Non è pochettino. Laura contro l'asteroide, lei ha di solito contro le divinità e le creature mitologiche, più che l'asteroide. Ah, ecco, gli alligatori, lei che spara gli alligatori, che là vuole vedere sparire, come abbiamo già visto in tante No, a me rubriche. piacciono i coccodrilli, Sì, ma quindi là vuole figurati. vedere sparire le specie animali della terra, no? No, Ah, no. no, sono gli umani che spero Ah, eh spariscano. beh, siamo in due, guarda, ecco qua. Gli animali. Tomb Raider porta i suoi saluti, assolutamente, Lara Croft. Questo qui era il pacatissimo trailer, che trailer forse un po' esagerato, possiamo dire che è esagerato sto trailer, un po' troppa roba, Solite insomma. americanate dove vedi che scoppia Sì, tutto. il trailer è un'americanata pazzesca, vedi, Solito, esplosioni mai viste, tutte queste vabbè. Mai cose. visto, mai visto, mai visto. Sì. Aia. E quindi insomma, divertentissimo. Per il resto, allora, vediamo un po' qual è la trama di questo simpatico gioco. Milioni di anni fa, quindi insomma, non c'era ancora Lara, un meteorite ha sopravvissuto all'atmosfera, per le ragioni che era il periodo di Armageddon, quel film con Bruce Willis. Quindi insomma, meteoriti, meteoriti ovunque. E si è schiantato nell'Antartide, che ovviamente era una bellissima terra mitologica, una terra bellissima, sai, l'Antartide, no? Te l'immagini, no? Una bella giungla, no? Sì, Ai ma no. tempi. E poi allora c'è un'azienda che va a disseppellire ciò che non andava disseppellito, trova il cratere e lo scopre, e cucù spuntano fuori delle statue Moai, direi figo, no, figo un corno, perché adesso stiamo catenando la fine della Terra. Cioè non dovevi toccare il cratere delle meteorite, perché succedono cose pericolose. Nel frattempo Lara Croft non c'entra nulla, ma in realtà c'entra tutto. Casualmente, nello stesso periodo, nel 98, Lara Croft è in India a divertirsi a cercare la pietra infada, che è una Pietra pietra di una tribù incredibile. Allora, infame, infada, perché? infada, no? E niente, e Cosa quindi infame? insomma scopre che c'è qualcosa di strano, ci sono dei poteri soprannaturali, ed è connesso con questa agenzia chiamata l'RX-Tech, che stanno facendo queste indagini. E questo qui dice: tranquilla, dice il dottor Wheeler, il famoso dottor Wheeler, non so che sia il dottor Wheeler, però che è un personaggio del gioco, dice: tranquilla, è bellissimo, non preoccuparti.
Questo qui è il plot. Comunque sia, tranquilla, non è preoccuparti, ovviamente è soltanto una pietra incredibile, perché non vai in giro per il mondo a trovare delle parti per noi? Come al E lei solito. dice, no, lo faccio per me stessa. Allora, non va più tanto bene, non va più tanto bene, non vanno tanto d'accordo. Alla fine vedi che sotto sotto non vanno tanto d'accordo Lara e gli altri. E beh, comunque forze divine, poteri soprannaturali e tante altre cose. Io voglio però far vedere nel frattempo, prima di spiegare nei dettagli i luoghi, hanno fatto un trailer moderno. Hanno fatto un Ma è trailer moderno. un Chiunque l'abbia trailer fatto, moderno. hanno fatto un trailer un po' più comprensibile dell'altro, con un po' di trama, come si fanno oggi i Io trailer. l'altro ho visto solo roba che scoppia. Cioè, Esatto. E questa sembrava sua figlia l'Iran. verrà Cavolo, se fa. scoppiava tutto. Sì, ecco qua, ci vediamo. Il trailer. Vediamo appunto Lara che One in the schiva. side Pacific. Roba, ecco, dinosauri, ovviamente, dinosauri. Visto? Vabbè. No, il Ma sì, dinosauro che ah, sopravvive. carino. Sì, gli ha sparato e non l'ha ucciso. Non Oh. l'ha ucciso. Ma Ecco. dai, che Quindi carino. lei indaga su queste cose. Ah, ah. Ecco qua, Tomb Raider, magari la musica la togliamo. E quindi insomma, eccoci qua, visto? Lara Croft contro i dinosauri. Pietre rotolanti, è la cosa preferita di Tomb Raider, Un schivare le pietre. crossover con Dino Crisis. No, in realtà, vabbè, ecco, il carrello Esatto, delle io sono miniere, vero. che c'è in tanti giochi, sempre la parte più difficile. Ovviamente, ecco, del deserto del Nevada. Ecco, spara i Condor, perché i Condor sono cattivi, no? La musica Condor è cattivi, no, No, poverini, dai. poverino, Ecco, perché? qua andiamo all'Antartica, nel ghiaccio, ma non è solo ghiaccio, poi ovviamente le navi, incredibili. È bella la parte dell'Antartica. Infatti, vedere, scopri il potere delle reliquie del meteorite. Ecco qua, vedi, affrontiamo creature strane. Ecco qua il kayak, giusto? C'è la parte in kayak con la Cos'è un barca. ragno? Cos'era? Cos'è? Sì, credo sia un boss. È un boss, credo che sia una boss ragno, tipo scorpione, quello che è. Comunque È sia. Scorpio, è un ragno, Un ragno, vero? vabbè. Comunque c'è il kayak mitico, la parte in kayak che la corrente ti porta via. Cioè, così è più bello. Questo è un trailer. Complimenti chi l'ha fatto, questo set, signor set, grazie. È un bellissimo trailer. Ecco, Londra, vedi, i Ringraziamo, tetti. vero? Lo Ringraziamo per questo salutiamo. trailer perché è fatto meglio del trailer originale. Almeno non ci sono solo esplosioni, ci sono anche un po' di gameplay. Vedi Lara che spara. È anche bello graficamente. Visto che jet incredibile che spunta fuori. Ecco, un altro mezzo di trasporto, poi qua lo vediamo anche in full HD, quindi mi fa sempre piacere. I Trappole gommoni, rotolanti. Ecco, vabbè. il gommone, Gommone. Ah, abbiamo anche il quad. L'area col quad ha un rapporto speciale. Ci divertiamo. Ecco qua. Poi vediamo un attimino. Vedete, qui sta andando avanti. E boh, siamo arrivati. Roba che luccica. Tempi segreti. Creature strane. Non chiedermi cosa sono. Sono tipo i lo vediamo. Lizardmen di Dark Souls. La tigre, ovviamente speriamo che le tigre Oddio, comparano. cos'è? Delle Tigre. creature sembrano degli alien gonfiati di Sì, doping, tra anche. l'altro, E di tipo nuovo che fatti. spara sti poveri dinosauri, ma non li ammazza. Visto. È un gioco difficile, ci sono le torrette che ti sparano. C'è la Beh, perché gli altri erano tecnologia. No, fatti, perché quelli prima invece erano vabbè, ma vorrei facili. soffermarmi sugli scenari, che ti fa vedere benissimo i scenari in questo luogo. Guarda, dopo questa scena ti fa vedere, ecco guarda. Cascate, bellissimi posti, bellissima natura, bellissima natura. Poi vediamo un po' il prossimo, qui ti fa vedere il deserto. Che bello anche questo. C'è anche questo qua, questa è nella parte finale, mi sembra. No, forse all'inizio del gioco, come non detto. Eccoci. E poi ecco qua, ovviamente anche roba di Londra, è nascosta, poteri soprannaturali. Questo è Tomb Raider, questo è Tomb Raider. Ovviamente, come ti è sembrato, Cla? Questo trailer un po' più Ma un bello. trailer così è buono, perché comunque invece quello di prima vedevo solo roba che scoppia. Invece qua mi sembra un po' più chiaro. Sembra anche cioè, allora, per l'epoca, diciamo, sembra anche un buon gioco. Io poi non l'ho giocato, però mi sembra un buonissimo gioco. Sì, è un Effettivamente, per buonissimo. l'epoca. Anche perché poi aveva una grafica abbastanza buona, Ah, ho la visto i grafica era tirata. paesaggi. Sì, la grafica tirata. Ovviamente, beh, giocando come l'avrà giocato lui simulatore, avrà anche pompato un po' la grafica, cosa che penso Vabbè, l'abbia sì. fatto. È inevitabile che l'avrà fatto. Comunque sia. Alla fine non ci crederai, ci sono anche. Allora andiamo intanto in posti del mondo. Mi sembra che puoi scegliere se andare più in un posto. Comunque c'è l'India, il sul Pacifico, il Nevada e Londra. Nel sul Pacifico ci sono gli indigeni che non ci crederai cosa vogliono Cannibali. fare.
Sì, sono cannibali perché voglio Ah, mangiarsi vabbè, l'altro. ma quello ormai mi stupisco che non ci siano, perché nei giochi ogni tanto ce li E infilano. Lara, Quindi. come tipiche avventuriere europei, fa il gesto di cortesia di eliminarli tutti e non lasciarne più nessuno. Cosa che fanno tutti gli Tipica europei. Ovviamente ci potenza dissociamo, europea, ma no? Lara è una British girl vecchia scuola e quindi gli fa sparire. Beh, forse in questo Vabbè, caso. tipica d'accoglienza belga verso Ruanda, per esempio, no? Verso questi Vabbè, paesi, in Ruanda giusto? non erano cannibali, però No, dettagli. però no, però l'hanno fatti sparire lo stesso, Sì, quindi. infatti, ma fossero gli unici che hanno fatto questa cosa. Comunque, alla fine, Sì, attenzione è che in vero, realtà questi non è indigeni che. avevano degli grossi amici, che erano i dinosauri. Abbiamo visto che infatti convivevano con i dinosauri, cannibali che vivono con i dinosauri. E poi c'è Certo, li la gola di mangiavano. Madubu, incredibile, un grande tempio. E alla fine riuscirai a prendere gli artefatti, l'artefatto sul Pacifico è il pugnale ora, chiedimi cos'è, è un pugnale. Londra, incontriamo una bellissima donna d'affari. Ovviamente, ho detto bellissima, quindi dobbiamo vederla. Adesso la dobbiamo cercare. Vediamo un po' questo reperto fotografico che tiri fuori. Beh, Clay, ti avviso che però è troppo anche per te, è troppo una così. Madonna, che cavolo è che Lo so, è? comunque, quanti pixel I poligoni? pixel dici? Beh, in effetti. Pixel, guarda la bocca. Mi ricordo una certa annunciatrice Ah. televisiva che si era rifatta le labbra, comunque. Sai che sembrano veramente quelle Sembra. che si rifanno le labbra a mo' di Sì, sì, canotti. sì, sì. Esatto. Insomma, questa qui è la donna d'affari fortissima che comanda Londra e ha ovviamente i suoi artefatti. Insomma, si è Con cacciato un po' nei certo casini, Silvio eh. anche, giusto? Sì. Eh? Cosa? Lo dico, sta con un certo Silvio anche. Ma beh, per fare affari ci sta alla fine. Comunque, Certo. alla fine andiamo a prendere, ovviamente, lei è della proprietà dell'industria cosmetica, quindi una sorta di Crudelia De Mon, praticamente della cosmetica. Allora, io preferisco questa Crudelia De Mo, cavolo. E beh, anch'io. E beh, Crudelia me la praticamente. ricordo come una che non è che fosse proprio appetibile da quel punto di vista. No, ma non era neanche tanto male, quella moderna, perlomeno, quella moderna è tanto buona. Dicevo praticamente. Sandro Milo ha delle belle labbra anche la Marini. La Marini sì, ne aveva forse, no, no, ancora. Comunque alla fine scopri Ringraziamo i chiunque, che, tra l'altro. oddio, sta Sofia, lei fa parte dei massoni. Oh mio Dio, quindi ci sono i massoni che indagano Londra, circoli segreti e l'occhio di Iside, hanno l'occhio di Iside. E quindi in pratica lei deve affrontare cose e praticamente ci sono delle cose strane per mummificare la Strane o gente. cose moderne? No, non moderne, non moderne, Moderne. mummificazioni molto antiche, diciamo. Quindi, No, insomma, perché sai. fine chi se ne frega, adesso andiamo in Nevada. In Nevada c'è un posticino assolutamente che Bello esiste, Nevada, bello, bello. l'Area 51, la famosa Area Bello, 51. un bel E posto Lara, insieme all'Alabama, sì, questi e bei Lara fa posti. come i Naruto Runners, anche lei si infiltra nell'Area 51 e Anche scopre lì si infiltrano. che ci sono alieni. Scopre che sono gli alieni, quindi gli alieni sono canonici in Tomb Raider, sono canonici, e praticamente si infiltra in un'astronave, dopo tutti questi sistemi di massima sicurezza, e trova l'elemento 115, il famoso Tutto elemento. normale. Non credo che esista l'elemento 115 in natura, però. Sì, esiste il moscovio, ma ai tempi non è ancora stato scoperto. È stato scoperto nel 2003, quindi praticamente. No, il Moscovio, il mitico Moscovio, non Giappone Mosconi, l'hanno poi creato l'evento 115 nella realtà nel 2003, però nel videogioco che è del 98, ovviamente nel 99, il 115 sembrava, quello del 98, confermo 98, sembrava una cosa fantascientifica, tipo un elemento 115, e niente, esiste. Quindi insomma Lara ha trovato il Moscovio, praticamente ha trovato il Moscovio, no, beh dai, è un artefatto. 51 mi pare che c'è anche in GTA 5. Sì, ha un altro nome, ma è sempre Dovrebbe quello. esserci, però non Sì, mi c'è. ricordo. In San Andreas c'è sicuro. San Andreas c'è sicuro perché c'è il deserto, quindi c'è. Ma in GTA 5 non me la ricordo. Comunque, alla fine, sotto sotto, gira e rigira, Lara va all'ultima zona, che è l'Antartide. L'Antartide c'è il sito di scavo del meteorite, no? Quel famoso. E lì c'è ovviamente l'RX Tech che indaga.
E c'è ancora il signor Wheeler, un dottore, dice: Ma sai, Lara, devo dirti una verità. Lo sai che praticamente questo meteorite evolve il DNA umano e muta la gente. La Oh, Madonna, figo! cos'è? E lui dice: Sai, ti ringrazio per aver preso i frammenti, sei stata gentilissima, me li puoi consegnare, così posso evolvere l'umanità. E dice: No, non te li consegno, non c'ho voglia. Sono una collezionista, li devo mettere in casa mia. Sti Che elementi cazzo è? pericolosissimi per l'umanità, preferisco tenerli in casa mia. Allora, lui la stordisce, non le dà ceffoni perché, ovviamente, questa cosa non è permessa nei videogiochi. Non si può fare, non è No, 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 no. permesso, Però, no. la tramortisce. E alla fine succede che quando si sveglia, tutti gli scienziati dell'RxTech sono diventate creature mostruose, come hai visto, tipo quelle creature lucertole che hai visto prima. E quindi sì. Sono delle brutte cose, brutte brutte cose, e invece Willard cosa fa? Si butta in una pozza sotto il meteorite non, e torna mutato, potentissimo, devastante, e vorrei far vedere se lo trovo, ovviamente lo so cercare, vorrei far vedere come diventa sicuramente una bella creatura, possiamo anche vederci la final boss insieme, sei curioso quella di È vedere il com'è? boss finale, lui, Sì, diciamo. l'hai visto nel trailer, ok, sì. Ah, ok. Questo qua, che non è un ragno, roba strana. Cos'è? Quello che hai visto prima tu. Ah, ma vedi che era una specie di È ragno. il Infatti, boss ho detto, finale. mi È il sa che dottor era. Wheeler. Salutiamo il dottor Wheeler che con le sue Ma sai che il esplorazioni. dottor Wheeler è anche un personaggio di un film di Dragon Ball? Wheeler, può essere, può essere. È quando sì, è nel film dove c'è. Sì, ho Si chiama preso. l'uomo più forte del mondo. C'è il Sì, nemico ma il è il nome dottor era. Wheeler. Mi sa che è adattato perché mi sembra che avesse un nome completamente diverso in Ah. giapponese. Un nome. Vabbè, pensavo che era una citazione. Pensavo. Will, Da. ah, Willow, no, scusate. Willow. Scusate. Esatto. Vedi? Willow, sei diverso che Ah. no, Willard. Sì. No, Will. Ora Comunque, qua. questo qua è inquietante. Sto boss finale. Sì. Tipo, è una specie di tarantola, tra l'altro. Certo. Lei è tutta tranquilla, toglie i cristalli. Vedi, lo stordisce, lì c'è il meteorite è sempre fermo lì da milioni di anni, sta lì che gira, il meteorite è tipico, il meteorite Mille sta. anni e poi arriva, Arriva sì. lei, fa tutti i casini, li ha fatti lei, vedete, ha quasi creato la distruzione della Terra. E Ah. niente, morale della storia, visto, ha preso i suoi cosi, che le aveva andati a prendere, ci cioè, aveva trattati nel mondo, poi li ha presi lui e alla fine li ha recuperati. Guarda, il meteorite scende, adesso veramente, non è che Lara affronta il meteorite, Lara affronta... mostro, però la pace è umana, visto che bello. E la Oh, ma sconfigge, insomma. quindi Basta. Tu no, stai spoilerando il finale. sì, cioè spoileriamo il finale di un gioco, assolutamente non ci sono remake di questo gioco, possiamo spoilerarlo tranquillamente, dai. Willow aveva il cervello sotto spinta, non ricordo, aveva il Sì. cervellone incredibile, pensavo era una specie di computer incredibile, sì, comunque. Ma la storia, beh, io direi anche di vedercelo il finale di Tomb Raider 3, come abbiamo fatto con Tekken tante Ah, cose. per me. Vediamoci anche Ah, per me, il guarda. bellissimo finale di Tomb Raider 3, che in effetti dura pochi secondi, quindi insomma, possiamo anche vedercelo tranquillamente. Ecco qua, questo qui è come finisce Tomb Raider 3. Ragazzi, guardate. Lara entra nell'elicottero, se vuoi commentare Ah, c'è lei che sale sull'elicottero, c'è un militare lì, dice, te. ah. Sì, e lei? Hai visto cosa hai fatto? Perché gli spara? Così Oh. si piglia l'elicottero. Cioè, non ho, ah, scusate, cioè, questa qua è stata gratuita, cioè gli ha Sì, sparato ma lei così a spara tutti in realtà. bruciapelo. Lei distrugge tutto. Lei fa ogni posto che va. Guarda, Cioè, gli ha sparato così a freddo, gli sì, scena spara. la James Bond e se ne va. Vabbè. Vai. C'è una mira, queste cose. Posso anche prendere. Sì, beh, Ricordo che c'è in tutti i finali di dirette in TV. Sì, esatto. È è vero. quello. Ma se ne va in giro e vola, lasciano perdere, ma sì, dai, scappate, se ne frega. Ma no, si sono sparati quelli. Ma lei che gli ha sparato? Uccidete i militari. Bello, eh. Prima gli va a invadere l'area 51, poi spara anche i militari, così, perché tanto non sono inglesi, quindi chi se ne frega. Oh, si Ok. vede che è un gioco molto americanizzato, cioè nel senso esplosioni. Sì, è Molti, molto. cioè, ma si vede, Beh, si sicuramente. vede. Cos'è che è del 98 e il motore grafico è sempre lo stesso dei primi Tomb Raider, che è il core design, che è il motore grafico del primo migliorato di gioco in gioco. Comunque sempre quello, alla fine dei conti, siamo sempre al solito design. E
Perciò va bene, comunque vediamo un po' se c'è qualche curiosità interessante. Vabbè, militari, pare che sono australiani questi militari, attenzione, incredibile, i Ah, test. non sono americani. E abbiamo anche un altro sacerdote chiamato Puna, incredibile, Una? il sacerdote dei cannibali, purtroppo non penso di trovarlo. E Cerca abbiamo i dannati che sono praticamente delle persone che lavoravano per questa Sofia Lake. E sono stati trasformati in testi, in cavie, perché sai com'è? Ti assumono una datrice di lavoro milionaria, tu pensi bene, mi faccio i soldi, no? Ti muti e diventi una creatura orrenda. E niente. E abitano la stazione metropolitana abbandonata di Aldwych, praticamente, che è una stazione fantasma, esiste veramente, una curiosità storica, ragazzi, esiste, esseri umani testardi che poi esiste, diventano, cioè. esiste. Una vecchia stazione di Piccadilly, Ah. questa qua è a Londra, insomma, esiste, ma è abbandonata, quindi Madonna. magari dentro ci sono veramente queste cose incredibili, no? Sarebbe bellissimo se ci fossero queste creature pazzesche. Ma perché dovresti tifare sta cosa? Ma no, ti fare no, comunque alla fine Lara Oh, vabbè, Croft. ma questa cosa degli esperimenti comunque esiste in altri giochi, cioè che vediamo esseri umani testati in altri, cioè è già una Resident Evil, per Sì. esempio. I riti Quindi sacrificali, i non c'è sacerdoti. nulla di nuovo in questa roba, Sì, riti sacrificali, ma sì, perché sono sacerdoti, quindi. E quindi normale. quindi va bene, no, va benissimo, tutto a posto. Normale. Fede, se non la capite, non siete abbastanza fedeli di quella religione lì, di quel Salutiamo venerato. anche loro, già che ci siamo. Salutiamo anche il culto cannibale e la loro religione, li rispettiamo, buon Ormai. appetito. Vabbè, comunque sia. Ovviamente noi ci dissociamo da queste pratiche indigeni, cioè Sì, solo incivili. pubblicamente, Sì, chiaramente. pubblicamente ci dobbiamo dissociare. Comunque sia, e Certo. poi penserai, beh, è finito Tomb Raider 3. E c'è una cosa che non ho mai giocato, cioè Tomb Raider The Lost Artifact, cioè un'espansione uscita su PC nel 2000, cioè l'anno dopo. Due anni Non lo dopo. conosco. Anch'io, infatti, adesso sto cercando questo qui. E vedete, ci sono che c'è il mostro di Loch Ness. Perché? Non so perché, ma c'è. Dunque, vediamo qualche immagine. Spero che si possa capire qualcosa dalle immagini. Sì, in effetti, è la grafica di Tomb Raider 3. Sembra Tomb Raider 3, non è Tomb Raider 3, ma è questo Questo praticamente. quindi devi, cioè, a parte comunque, cioè, lo devi pagare a parte, diciamo. Ovvio, ovvio, No. certamente. Ovvio. Ovviamente, Tomb Raider era esclusiva Play 1 ai tempi poi. Questo qui invece era un'espansione per PC. Guarda, scenari, si sì, hanno cambiato nuove zone. Vedi che ti fa vedere. L'avventura continua, ma alla fine 5-9 livelli, vediamo se riesco a leggere, Cinque velocità, livelli e 5, basta? per forza, ma guarda che anche Tomb Raider aveva 5 livelli, ma giganteschi, 5 livelli immensi, questi saranno livellini, piccolini, e ci sono i segreti, ma non sembra brutto, onestamente non sembra brutto, non sembra una cosa, però eccolo qua, il mostro di Loch, spaventosissimo, spaventosissimo, ah no, questo è un disegno, vabbè, come ho detto, non è quello vero, però pensa te, affrontare il mostro. Fake, ma non è No, no, ma quello, lei lì affronta è il con mostro di pesci Loch Ness, lei comunque abissali. affronta il cattivissimo mostro Quello là di Loch Ness. si chiama pesce vipera e dovrebbe essere negli abissi, ci sono quei pesci abissali Sì. terrificanti, tra Sì. l'altro. Ecco, attenzione, esiste veramente. Abbiamo il avvistamento del mostro di Loch Ness in Tomb Raider. Bello, Bello, tra l'altro. eh? Che bello, è spaventoso. Ragazzi, vi siete spaventati, ma no? L'ho visto Loch Ness. Pesce d'aprile, no, non credo fosse, non è un, fosse quello, È quello, sarei è quello, vi impressionato. assicuro che è quello lì. Questo qui è il cattivissimo mostro di Loch Ness, incredibile. L'abbiamo Attivo, visto. Quindi immaginatevi se il mostro di Loch Ness esiste, è fatto così, ovviamente, ma forse ah, no. sì, sicuro. Comunque sia, qual è la trama di questo? Beh, ovviamente Lara incontra il mostro di Loch Ness. Oh mio Dio, ma è mostruoso. E c'è un Incontra il quinto. pesce così. Sì, Vabbè, si trovava lì a caso, becca il no, mostro cercava la mano di Rathmore, un artefatto incredibile di Loch. nascosto. Vabbè, comunque si chiama così. E praticamente poi andiamo a scoprire che c'è stato un disastro ferroviario a Dover, povera città, Dover, non so perché, a Dover, Dover, dove c'è le colline, sai, c'è la canzone su Dover. E ovviamente deve affrontare gli operai dell'Eurotunnel. Pure non sono cattivi, eh. Lara, ovviamente, la buona aristocratica, combatte anche il proletariato, mi sembra giusto che Certo, appoggia la giustamente. classe borghese eliminando gli operai. E quindi vedi che alla fine riesce a rubare sta cosa e fugge in Francia con un gommone,
E alla fine, però, è arrivata in Francia, sai com'è, maremoti, cose varie, terribile destino di chi va in giro con i gommoni, perde l'artefatto e dice: Oh mio Dio, come faccio? E allora, quando, Barconi per anche colpa lui di questo Barconi. barcone che le è caduto la cosa, un'intera città francese fa mutare la gente muta per colpa di questa cosa che ha addosso Bello. lei. E nulla di grave, sterminerà l'intera popolazione della città, come al solito fare lei, e va Sciocchezza. nelle catacombe, e Cucù incontra ancora Sofia Lake, non ci credo, come fa a essere viva? Perché è viva? E l'affronta e l'elimina stavolta, forse per sempre, speriamo di sì, perché ne sono stufo di sta tipa qua, non mi piace per niente. E quindi insomma, questa era la storia di Tomb Raider 3. Poi abbiamo il 4 che ha deciso di non chiamarlo 4, perché 4 ma non possiamo far 4, dai, basta questo 4. Non si può. Chiamiamolo Tomb Raider The Last Revelation, e che vuol dire? L'ultima rivelazione, ma l'ultima, ma no, non sarà l'ultima, poi ne facciamo altri. Ah, ok, in quel senso lì. Ed eccola qua. Lara, si è ancora rifatta il look, si nota più magra, più in carne altrove, non voglio commentare queste cose, ma comunque si è rifatta il look. E siamo un gioco ambientato nell'antico Egitto, e quindi non so se lo conosci, è il famoso gioco dell'Egitto con la mitologia egiziana di Tomb No, lo Raider. conosco, ma non l'ho Sì, mai giocato. anno forse un pochettino esagerato, esagero, è del 1999, ed è praticamente il penultimo gioco per Play 1 della saga di Tomb Raider, ed è interessantissimo praticamente. Praticamente è un bel gioco, secondo me è molto molto bel gioco, che riguarda la storia di Lara piccola. Vediamo un po' se c'è un filmato di gameplay, se c'è un trailer, ve lo faccio vedere molto volentieri, sai. Molti lo chiamano Tomb Raider 4, è un gioco che comunque basa molto Lara e la sua moto, perché Lara va in giro con la moto, per tutto. Ecco, abbiamo il trailer, abbiamo anche il commercial, perché anche lì abbiamo tanta roba, ragazzi, tanta carne al fuoco, vediamocelo, vale più di 1000 parole. Eccoci qua, vediamo cosa. Musichetta. Questo è proprio ufficiale della Core Design, quindi ufficialissimo. Eidos Interactive, ok. Questo qui è Tomb Raider 4, io lo chiamo sempre 4 anche se non è il 4. Non è il 4. Eccolo qua, va, spara. Ovviamente sta Che affrontando un grande dinosauro. spara, Vabbè. niente di strano, eh. Eccoli gli scorpioni, ecco. Stellare che va in giro a fare le robe che fa sempre. Ma non è vero, non ci sono queste cose nel 4. Allora, così sì. Infatti prima no. Eccola qua, praticamente la buona Lara va in giro, visto che affronta i lupi. Cani, lupi, no, lupi. Ma non so cosa sono queste robe, sono cani ma sono mutati. Quindi. Belli, Feast cani your eyes on dell'inferno. this, Lara. How does that make your Ovviamente wallet c'è un'altra donna crumble? d'affari I'm sorry, cattivissima. I only play for sport. Ecco. Esplosioni mai viste, vero? Un Mai castello cinema, viste? vediamo un po' la Mai musica, anche se viste? non penso che questa musica sia. Ecco, lui con la moto, ci sono delle fasi di moto veramente spettacolari. C'è, ecco appunto, un enigma che include il clone di Lara, vedi che c'è un altro clone. Ma non so perché sto trailer fa vedere il gameplay così. Ecco, vedi, Lara, no, non è Lara, è uno scheletro, sì, sono gli Ma scheletri. cos'è lo Sì, uno scheletro? scheletro, Ma è Dark scusa. Souls? Sì, sono gli scheletri, se non Non lo ricordo. C'è sapevo. un'intera città fatta di scheletri animati, quindi sì. Mazza! Ma È perché tu Dark Souls esplori e l'Egitto? sono le Sì. catacombe di Dark Souls. Sì, mi ricordo adesso. Che dobbiamo ancora farci, no? No, con È dettagli. incubo. Qua. Lara. Ma io spero che qua non devi madonnare come lì, eh. Sì, è difficilissimo questo gioco. È il più difficile, Lo levi. secondo me. Ciao, è il gioco più difficile, secondo me. Questo Monster Hunter è così perché non mi sembra quello originale. Ma è della Core Design, però. È della Core Design, sai. Perché mi sembra. Io penso che sia quello perché. Perché c'è la pubblicità della Core Design, quindi non lo so, c'è la pubblicità della Core Design, quindi dovrebbero essere tecnicamente loro, ma così pochi iscritti, boh, mi sembra strano. Comunque, beh, non è che oggi esiste più, è stata poi. Abbiamo comunque invece la commercial, pubblicità dell'epoca, ragazzi, pubblicità dell'epoca erano bellissime, tamarissime. Eccola qua, abbiamo una musica, ecco qua, ma dai, a me fa ridere, cioè, si sta scappando dalla mummia, cos'è quella mummia lì? Ma cos'è sta mummia? Ma cos'è sta Quello mummia? è lo scheletro delle catacombe di Dark Souls. Lei Non è salta e la evocatore. mummia, ovviamente. No, la mummia scorre, ma dai, ma è comicissima sta cosa, ma no, scommetto che la mummia viene mangiata dagli alligatori. Ah, guarda l'esercito di scheletri, che bello, l'esercito di scheletri, guarda.
Visto? C'è l'esercito di scheletri tutti pronti. Con gli scudi che sono delle bare. Bellissima questa cosa. Qui usano la barra come scudo. E lei cosa farà? Non lo so, lo scopriremo nel gioco. Bello. È un trailer ovviamente che è fuorviante, è molto fuorviante, però mi piacciono queste cose. Le pubblicità di una volta, Fuorviante, dico, oh, scusami. fuorviante perché è una scena che non c'entra nulla col gioco, non è una scena del gioco, è una scena Ah, fatta per pubblicità, per farti vedere cosa succederà. Niente, in realtà non c'entra nulla. Comunque, il gioco va nel passato di Lara, va nel passato di Lara. E va all'84, quando c'era la giovanissima Lara, col suo mentore Werner von Kroy, che è un personaggio che sarà importantissimo in questa saga, ricordati questo nome, perché tornerà ancora su PlayStation 2 e anche su PlayStation 1 per i prossimi giochi della volta prossima. Praticamente questo qui le insegna tutto, le insegna a saltare, le insegna a arrampicarsi, le insegna in Cambogia, praticamente ad Angkor Wat, cioè ovviamente devono andare a rompere le scatole in Cambogia per trovare qualche ottimo tesoro lì dentro. Ovviamente succede il finimondo, succede che praticamente Lara prende il suo tesoro, fa tipo i villain di Indiana Jones, lo tira via e il tempio crolla. Lei scappa, ma Von Croy viene tirato sotto. E quindi dice: Oh mio Dio, ha ucciso. Oh, il primo di una lunga serie. No, il primo di una lunga serie, non è stata Lara. Cioè, Clara, ma quanti ne ha fatti fuori Lara, veramente? Io prima ho visto un video dove lei spara in faccia uno a caso. Sì, voleva ricordare, poteva minacciarlo di portami di là, ma ha sparato così a caso. Tanto sono Vabbè. militari, com'è? Gente che fa il loro lavoro, gente che fa il loro lavoro, ma ha sparato lo stesso. Comunque sì. Arriva lei, Sì. E niente, quindi insomma, Von Croy sembra morto, spoiler, non è morto, spoiler, non è morto. E niente, e alla fine siamo nel tempo odierno, praticamente, e Lara non sa cosa fare, va in Egitto a cercare un amuleto di Horus, così, giusto per andare a evocare roba antica, e si infila in qualche vicenda veramente tremenda che riguarda la mitologia egiziana. Io non so quanto tu sei pratico di mitologia egiziana, su Iside, Ma non Osiride. tantissimo, non tanto, però me la cavo. Sì, però comunque sia. Gira, cioè lei sta indagando e scopre questi geroglifici che legge benissimo, senza problemi, al primo tentativo riesce a leggere, e legge che il sacerdote di Horus, di stare attenti che se rimuove l'amuleto si libera Set, il famoso Set, che Set è l'uccisore di Osiride, no, te lo ricordi, no, Set è quello che uccide. E quindi in pratica non è una cosa bella perché Set è considerato signore del male e se si libera sono cavoli amari. Lara ovviamente lo libera. Perché sì, perché sì. E quindi Lara ha appena tipo causato il risveglio del Signore del Male, un po' come il diavolo di quella mitologia lì, capisci, no? Ah, sì, direi di E sì. quindi dice: Oddio, ho fatto un altro danno. Ma ogni volta che vado in giro faccio dei danni. E allora lei va da un amico, un egittologo, i classici egittologi, che gli chiede: Ma sai come si sconfigge il dio Set? Lui, ovviamente, un egittologo. Immagini gli chiedi come sconfiggere un dio, non è che ti dice tu sei fuori, gli dei non esistono, gli dice ma certo, devi far così, 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 e poi lo sconfiggerai. Cioè, è normalissimo, no? Che gli egittologi danno per scontato che il dio Set si è risvegliato di nuovo, no? Io Comunque. penso che ci avrebbero presi per matti se avremmo Sì, detto sta cosa. esatto. Invece no, tutto Tutto a tranquillo, posto. tutto a posto, e dice, sai, vai praticamente, devi andare nel tempio di Karnak e indaghi sulla tomba del sacerdote. Cioè, buona idea, buona idea. Peccato che Von Croy è vivo ed è malvagio, è tipo impossessato. Quando ai tempi non morì, ma venne impossessato da qualcosa di veramente brutto. Beh, d'altronde, voglio dire, magari è anche morto, ma Set è il dio della morte, quindi. Non è proprio il dio della morte, comunque è legato alla morte, e ha fatto l'eccezione di riportare in vita il mentore di Lara, così per tormentare Lara, invece di essere contento che lei l'ha liberato, ovviamente decide di puntare a cercare di ammazzarla. E quindi abbiamo i Tuareg. I Tuareg li abbiamo visti in un film di Indiana Jones, sono praticamente quella tribù nomade del deserto, del Sahara. Praticamente quelli sai tutti incappucciati. Non so se posso far vedere un Tuareg, è una cosa culturale, pensi che posso farlo vedere? Sono quelli del secondo film. Mi sembra che sia il secondo film, mi sembra, quello che ci va nel deserto. Comunque questi qua, famosi Tuareg, praticamente, e quindi c'è questa tribù nomade che ovviamente qua nella realtà ovviamente sono spesso visti come una qualcosa di positivo.
Ovviamente Lara li deve ammazzare tutti, mi sembra giusto, no? Che Lara fa queste cose, Vabbè, ormai purtroppo. finirà sempre così, Deve cioè. sempre così, deve sempre picchiare gli indigeni, i Tuareg, a combattere gli operai. È una cosa incredibile sta qua. Anche lì. No, 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 qui no, ma nell'altro prima sì. E quindi insomma, moral della storia, non ci crederai, si va. Ovviamente si scopre che per fermare Seth bisogna recuperare i pezzi di armatura di Horus. Oh cavolo, quindi lo componiamo. In realtà, come era successo con Osiride, Osiride hanno mischiato un po' Horus con Osiride, vabbè, sono dettagli. E ovviamente vai alla piramide di Giza, piramide di Giza, dice: beh, dai, tranquillo, per Giza, Alessandria, Egitto. Insomma, è un po' come Assassin's Creed Origins, ma senza Assassin's Creed, senza, ma con tutti quei luoghi lì, cioè tipo la piramide di Giza, Alessandria, Egitto, queste cose qua. E alla fine, gira e rigira, lei sta cercando di comporre questi pezzi e niente, ci sono un po' di miti, ad esempio tipo, ma sai che Cleopatra praticamente aveva preso l'armatura e l'aveva nascosta nel suo palazzo? Dice, oh cavolo, grande Cleopatra, vedi che aveva già pensato tutto, no? Io non so, scusami, sto confondendo la storia con la storia reale, perché è un macello sta trama. Non so se tu la trovi chiara e concisa o trovi No, un sì. senso per Eh, cui... ma si può dire che Cleopatra si faceva altro oppure no? Non si può dire. Beh, in questo caso si faceva anche l'armatura di Horus, che si è tenuta nel suo No, palazzo. dico, ma si può dire sta È cosa un che dato andava. storico che almeno con due è stata, con almeno due persone è stata, non nello stesso Ma contemporaneamente. si può dire questa cosa Si può qua, sì. dire, è un dato storico, è nulla di offensivo, comunque sia. E alla fine scopri che c'è il tempio di Poseidone in Egitto, sai, famoso tempio, perché gli egiziani ovviamente credevano in Poseidone. Famosissimo. Famosissimo tempio di Poseidone in Egitto, così a caso, probabilmente un tempio di Poseidone in Egitto. Ok, bisogna ammettere che l'Egitto sotto Cleopatra era praticamente di dominio greco, però non è proprio la stessa cosa di mettersi a fare il tempio di Poseidone in Egitto, mi sembra un po' eccessivo comunque. Alla fine allora lei indaga, esplora, va nel faro inabissato, tanti bei costi, e si risvegliano sempre più scheletri, spettri, creature demoniache, e le catacombe di Dark Souls praticamente. Cioè, vi state chiedendo cosa c'è? Le catacombe di Dark Souls. Cioè, tutto l'Egitto va diventando catacombe di Dark Souls. Non so, Cla, se per te ha senso sta cosa. Se Cosa? No, ha senso quello che sto dicendo, mi sembra parecchio sì. tirato tirato veramente un po' per fare una trama soprannaturale nell'Egitto, Un po' però troppo è un anche po' troppo forse. sì, Perché il però Tomb Raider in teoria è abbastanza reale, cioè è abbastanza reale, voglio dire. Ah, Beh, vabbè, cioè nel senso si basa su cose abbastanza ha qua. sempre su componenti esoteriche, cose varie, però questo forse esagero un po' troppo, alla O fine. troppo qua. Sì, comunque sia, ovviamente c'è una feature che piace a molti giocatori, è il gameplay a bordo di un veicolo, e la moto è il veicolo principale di Tomb Raider. So che si usa anche il quad, mi sembra, ma la moto è il veicolo principale, è la famosa moto di Lara, che poi tornerà su Play 2 imponente, e deve andare al Cairo, quindi in pratica deve affrontare, per affrontare sé deve comunque passare dal Cairo. E niente, roba normale, tipo come è successo sempre in Egitto, c'è un drago gigante e l'esercito di locuste, tutto normale. Si possono riaperte le piaghe bibliche, sai, nulla di strano, eh. Le solite piaghe bibliche, no? Sì, Locuste, abbastanza. draghi. Poi, ma ci sono anche tutto il resto? No. No, il resto no, comunque alla fine... ovviamente Lara arriva a questa misteriosa cittadella che è la cittadella del Cairo, esiste, e ho anche una foto del repertorio storico, la cittadella di Saladino, anche chiamata, questa qua. Quindi in pratica abbiamo un repertorio storico, ma senza i fantasmi, gli scheletri, le locuste, nella realtà non ci sono. No. Neanche il drago non c'è, mi spiace, ma neanche il drago non c'è. E Quindi... niente, quindi. No, però questa qui è la famosa cittadella, quindi insomma, tu vai a esplorare un po' l'Egitto, è bello perché vedi queste cose, e poi non ci crederai. Ti infili anche nella Sfinge. Ma non poteva mancare. Ma là abbiamo visto la piramide di Giza, abbiamo visto Alessandria d'Egitto, abbiamo visto la cittadella. Non poteva mancare, ovviamente, quella Sfinge. Quella è una cosa ironica, che non poteva mancare neanche quella. E niente, allora locuste, robe strane. E alla fine abbiamo trovato i pezzi d'armatura.
E arriva Seth, arriva il dio Seth, dice: scusa, ma mi hai risvegliato tutto, e che vuoi fare? E che vuoi fare? Mi vuoi confinare? E lei dice: certo, voglio confinarti, così torni assopito nel tempo e sarà tutto tranquillo. Il dio Seth non la prende tanto bene e diventa il boss finale del gioco. Non avevi dubbi, no, su questo? No, direi di no. Nessuno aveva dubbi. E quindi andiamo dunque a vederci il boss finale di questo gioco. Tanto ripeto, non stiamo, cosa stiamo spoilerando? Stiamo spoilerando, ragazzi, però forse voglio saltare un po' perché non voglio rovinare troppo l'atmosfera. Sai com'è? Sono video fatti da gente. Se poi volete vederlo, li vedete qua. Io saltello un po' qua e là e vediamo appunto il dio Seth che spara. Vabbè, ma è un gioco, ragazzi, è un gioco di 20 anni fa, cioè 15 anni fa. Certo. Cavolo, fammi Ecco, parlare. se recuperiamo i pezzi, come si vediamo l'Hank, il tipico Hank. No, beh, ma non è per lo spoiler, appunto, perché è lunghissimo sto filmato, non possiamo registrare la live. Comunque sia, affronta Seth, come vedi, un po' alla volta, lo combatte, è un boss abbastanza tosto, i classici boss, ci sono le leve, se poi sai cosa devi fare, vedi, apre le porte. Cioè, lei se ne sta fregando altamente, c'è il dio Seth davanti a lei, e dice: scusami, ma devo aprire la leva, devo tirare la leva. Ma guarda che ti ammazzo, e dice: no, no, lascia stare, guarda, un altro giorno. Quindi, è tranquilla lei, non ci pensa neanche, c'è un boss contro. È poco cinematico e molto action, no? Oggi sarebbe stato molto. Americanate. Oggi, no, oggi sarebbe stato molto più No, gli cinematico. avevo fatto esplodere Sì, tutto. non penso che oggi avrebbe ignorato completamente la presenza di un boss. Ne abbiamo parlato almeno insieme, invece passa niente, se ne frega. Se sta fregando altamente, lei va a fare le sue cose. Sì, io intanto gli spara, ma tanto non gli fa un tubo. E quindi, insomma, eccolo qua, visto qua, visto che è una roba bella, eh. Lei va in giro, fa i suoi enigmi. Si apre le sue cose, che poi vedi che non è un gioco facilissimo, anche un poco intuitiva comunque questa zona, è poco intuitiva. Tira una leva di qua, tira una leva di là, prende un accessorio segreto. È la classica cosa di giochi dei tempi, quando non pensavi a farli cinematici, pensavi a farli spettacolari e molto d'avventura, come giusto che fosse un Tomb Raider all'epoca. Oggi ovviamente dovrebbero farlo diversamente, eh. Non puoi più fare un final boss così, un boss finale così. E quindi Oggi vediamo. tanto si lamenterebbero tutti. Guarda, guarda quante armi che c'è, guarda, sono fatte bene, mi piace tantissimo la resa delle armi di questo gioco, che sono veramente fatte bene, vedi le pistole, gli Uzi, Certo. la revolver, sparare, lanciagranate, i binocoli, il medikit, vedi quali sono sempre stati. E quindi insomma Lara si sta salvando da Seth, andrà probabilmente avanti, ovviamente vanno molto più avanti, perché, soprattutto perché adesso sono in parte di gameplay che non ce ne freghiamo particolarmente, e poi ovviamente perché, vabbè. È un boss che non sta affrontando il boss, sta tirando le leve, lei pensa a tirare le leve, è intanto quella le spara addosso, non la becca, vedi? Sì, ogni tanto la becca, è anche pericoloso, diciamo, dire. Comunque è Seth. E alla fine, ovviamente, arriveremo a Lara che però poi batterà sto boss, no? È ovvio che deve battere sto boss. Cioè, vedi che sale in questo fascio di luce potentissimo e quindi Cucù è fuggita da Seth. È fuggita da Seth, vediamo cosa succede. Ce la farà? La? Ma penso di sì, altrimenti non continuo più. No, un colpo di scena in realtà sto gioco alla fine. Il colpo di scena più grande perché hanno dovuto fare un gioco stranissimo dopo. Vedrai che questo gioco ha un colpo di scena gigantesco. Infatti, cioè, se non fosse che dicevano arriverà il prossimo gioco, c'è un colpo di scena clamoroso. Adesso qui lei che cerca di fuggire. Tanto ha chiuso set, ormai l'ha rinchiuso per sempre. Vedi, guarda, le trappole non sono facili per niente, come vedi, eh. Io ormai di trappole e cose, guarda, dopo Dark Souls, veramente. Oh, questi sono più difficili, questi. Sicuro. Sono più Queste sono più difficili. difficili. Dark Souls, sì, dai. Difficile qua. Dark Souls è meno difficile di questo, no? Secondo me è più fattibile, più intuitivo. Queste qua, di solito, dovrei morire un paio di volte per capire cosa sta succedendo. No, magari ce la puoi fare anche il primo tentativo, però. Penso, poi non è detto. Comunque sia. No, beh, in realtà sono tutti giochi impegnativi. Questo è un gioco impegnativo, comunque. Alla fine lei fugge, fugge. E cosa succederà? Dobbiamo andare ovviamente a vederci il finale. Sei pronto a vedere qual è il Certo. destino di Lara? Perché si chiama l'ultima Ah, una rivelazione? brutta fine, come al solito. Lara? Sì, fa una brutta fine o farà una brutta fine a qualcun altro. Ovviamente. E vediamo il gran finale, tristissimo finale di questo gioco. Vabbè, tranquilli ragazzi, non c'è su nulla, niente di male. Vediamo cosa succede. Ecco qua. Guardate, Lara se ne va, dice che bello, ho sconfitto il dio Seth, ho rimediato i miei casini. Eccola qua, guarda la Lara. E poi salta, no.
ha incontrato Von Croid, che ora non è più malvagio, si è risvegliato, appunto, ed è vivo, si è trovato vivo, tutto contento così. E quindi dice: dai, sbrigati, vieni, Lara, vieni, vieni. Vede che le vuole dare una mano, ma non fa un tubo, fa tutto da sola. E dice: mi dispiace, no, lascia stare. Allora, niente, lei non se ne va, rimane sotto. E ci prova, ci prova, ci prova, vai. E Lara l'ha fatto migliaia di volte. Lui, molto utile lui, lui guarda, fa così con la mano, ma non l'aiuta. E quindi Non poteva niente. saltare, non ho capito Sì, poteva lei. saltare, ma lui non ha dato una mano, se n'è andato, guarda, con il suo bastone, cammina via, cucù, Lara è Cavolo, morta. cosa aspetti? Sto qui che ti aiuti, cavolo, trascini giù anche lui. Lara è morta, poverino, ha già accettato, ma sì, dai, poracce, morte, se ne frega, sta morta qui. E niente, quindi Vabbè, mirai addio. Lara ha fatto una brutta fine stavolta, ha fatto una brutta fine. È un finale che ovviamente aveva già pensato, ah, ma perché tanto facciamo un gioco poi di intermezzo, l'intermezzo la prossima volta. E quindi insomma, che dire, ci credevi, io come tutti non ci ho creduto un attimo che Lara fosse morta, è No, no, ovvio. impossibile. Perché poi il prossimo gioco, ne parleremo la prossima volta, è un gioco basato su flashback della storia di Lara, cioè tu non vedrai nulla di nuovo dopo quello, ma semplicemente il gioco sarà sul passato di Lara. Purtroppo l'ultimo gioco Play 1 sarà poi quello. Comunque sia, devo spiegarti un po' di meccaniche differenti in questo Tomb Raider 4, che non vuole chiamarsi 4 per nessuna ragione, incredibile, è vero. Infatti da qui in poi non si chiamano più con i nomi 1, 2, 3 così, e l'ultimo era il 3. Quindi questo qui è The Last Revelation, il prossimo si chiama Chronicles. E quindi in pratica vediamo che abbiamo delle differenze sostanziali, di cui l'inventario praticamente non è più il solito inventario dei vecchi giochi, ma è più modernizzato, l'inventario in linea, riesci a trovare meglio le cose, mentre l'altro è più scomodo e devi combinare gli oggetti, stile per dire un vecchio Resident Evil, per dirla così, cioè combini le cose, le metti insieme e hai l'oggetto completo. Stiamo facendo delle cose un po' diverse, quindi insomma c'è il mirino laser e tante cose, c'è perfino la bussola. La bussola esisteva nel primo Tomb Raider, e quindi è interessante questa cosa, la bussola ritorna per risolvere enigmi e tante cose. E poi alla fine invece ci doveva essere un diario, il famoso diario che vedi in tanti giochi, diario, sai, famoso tipo quello di Nathan Drake, ma non l'hanno poi inserito nel gioco perché era complicato all'epoca. C'erano dei limiti tecnici notevoli, considerato che questo gioco uscì in un disco solo, quando all'epoca uscivano giochi in due o tre dischi, questo in un disco solo, far stare tutta sta roba dentro, veramente ottimo, secondo Ah sì, beh sì, direi di me. sì. Sì. Poi abbiamo appunto diversi veicoli, abbiamo il fuoristrada, Ma i veicoli ci sono i sempre, veicoli sono sempre, ma abbiamo il fuoristrada e la motocarrozzetta, che è la moto, che può però eh? portare anche un'altra persona, c'è la moto con tanto di veicolo vicino. E quindi si usano in diversi livelli. Ed è un cast incredibile. Un cast incredibile. Praticamente, tipo, incontriamo un personaggio che si chiama Guida, ma io lo chiamerei Giuda, anche se siamo in tema. Siamo in tema. È una guida. E lei dice a Lara: beh, sai, ti accompagno nell'incinerato, lo fa andare nelle profondità, e poi la molla lì. Ah, lo chiama compagno. No, Ah, no, cavolo. lui è Guida, però in realtà è un Giuda, cioè, lavorava per Von Croy quando Von Croy era diventato malvagio, che poi non è mai stato malvagio, lui era impossessato, infatti era Seth, era entrato nel corpo di Von Croy, visto che comunque dice, cavolo, sto qua è morto, io... e niente, alla fine Von Croy, ironicamente, Von Croy è vivo e Lara è data per morta alla fine del gioco, Von Croy invece era morto negli anni 80, quindi insomma è interessante come cosa, interessantissima. E pare che ci siano stati degli errori, praticamente, specialmente nella traduzione italiana. Abbiamo un esempio, Lara, che ha la stessa voce quando era adolescente, ma la stessa voce da adulta già negli anni 80. Cioè, Ah, già sì. sviluppata, sì. No, 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 parliamo di voce, solo di voce. Ah, sì. Praticamente che ci sono un errore anche il livello chiamato Camera della Grande Ipostele doveva chiamarsi Grande Sala Ipostila, cioè Grande Sala con colonne. Non esiste Ipostele. Loro pensavano che i traduttori pensavano che Ipostele fosse il nome del luogo, in realtà Ipostila vuol dire sala con colonne, che è una cosa struttura che c'è nell'architettura egiziana praticamente. E quindi che esiste veramente nel tempio di Karnak. Quindi pensa a te. E poi ovviamente hanno sbagliato, tu sai benissimo che library vuol dire biblioteca, ma loro non sapevano bene l'inglese, hanno detto cavolo, libreria.
Libreria perduta. No, no, libreria non si dice lì, library. La library è la biblioteca di Alessandria, non è una libreria. Cioè, praticamente questi qui hanno messo la biblioteca di Alessandria e l'ha chiamata la libreria. Cavolo, la libreria dove vai a comprare i libri, un posticino piccolino. Non è una struttura immensa, storica, capisci? No. Errori di traduzione molto belli, Oh, eh. sì. E poi abbiamo appunto altre cose. Praticamente hanno sbagliato degli errori, perché in pratica l'oggetto dell'alfabeto in latino si chiamava scrape of paper, praticamente un pezzo di carta con caratteri latini. L'hanno chiamato la stele di paper, ma paper vuol dire carta, hanno sbagliato tutto, vedi, la traduzione. Cioè, la stele di carta non è una stele, ci sono caratteri latini di sopra, quindi non è una stele, la stele non è una stele, è una cosa, è Un'altra proprio un cosa. pezzo di carta, è proprio un pezzo di carta. Cioè, l'hanno chiamato la stele di paper, ha dato un'importanza al pezzo di carta. Vabbè, cose interessanti. E poi, ovviamente, non hanno dato i nomi, che in realtà esiste, Khefu e Menkaure esistono le versioni tradotte in italiano, che sono molto famose, che sono Cheope e Micerino. Cheope e Micerino, ma non l'hanno tradotti perché non sapevano che in italiano si chiamavano così. È un altro piccolo errore, ma non è un grande errore comunque. E poi abbiamo un altro errore, praticamente. Praticamente la piramide di Cheope ha questo luogo che è una piramide della regina di Cheope, ma loro hanno chiamato la regina Khefri. Khefri non esiste la regina Khefri perché Khefri era una specie di divinità granchio. E quindi hanno sbagliato anche quei titoli lì. Vabbè, Ah, insomma, comunque, diciamo che ci sono stati piccoli errori. sbagliano tutto praticamente. Ma è una traduzione un po' fatta così, poi dicono sempre che quando adattano migliorano le cose, ma non sempre, specialmente a quell'epoca lì, gli errori ne facevano. E quindi, insomma, interessante. Poi per il resto abbiamo un sacco di robe strane. E abbiamo tipo la Cambogia, l'Egitto, vari posti, tutto in Egitto, vedete il gioco, tranne l'intro in Cambogia, il resto è tutto in Egitto, il gioco. Ed è bello, comunque, per chi è appassionato di mitologia egiziana. Il gioco ha preso voti più bassi dei precedenti, perché, vabbè, è un po' dispersivo, ed è uscito anche su Sega Dreamcast, ma praticamente ha preso un voto inferiore al 6 su Sega Dreamcast. Vuol dire che è un gioco che è mediocre, non è piaciuto tantissimo. E anche qui esiste cosa che neanche sapevo che esisteva. Sul quotidiano inglese The Times hanno pubblicato The Times Exclusive Tomb Raider Level. È un livello segreto di The Last Revelation fatto apposta per il quotidiano. Pensa a te. Poi dopo invece doveva uscire una Gold, ma non è uscita, perché ovviamente non è stato un gioco molto amato questo, eh. Cioè, ti rendi conto, non ha avuto un successone. Comunque già pensavano alla Gold, cioè a fare una versione con contenuto DLC dentro. Ma Può essere. può essere di tutto. Comunque sia, beh, diciamo, questa è la storia di questo Tomb Raider. Io non so se è altra roba, curiosità, varie o qualcosa, Oh, ma io no. neanche Oh, io, io perché no. diciamo che l'abbiamo spiegato abbastanza. E poi la prossima volta vedremo appunto l'ultimo gioco Play 1 e il gioco che ha fatto collassare la serie, che capirai il motivo. Che è praticamente Angel of Darkness, un gioco malfamato che ha veramente fatto morire la serie. La prima Lara non è che l'ha fatto morire fisicamente, ma hanno deciso di ignorare l'esistenza di quella serie lì dopo quel gioco. Va bene, Clash, puoi dire dove ci possono trovare sui social? Ci possono trovare sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Spotify, esatto. Ebbene, allora noi ci vediamo poi venerdì con un'intervista di cui siamo orgogliosi di fare a un cantante italiano. E quindi ci vediamo questo venerdì alle 23:30 e alle 21:30. Un saluto a tutti da Jack e Claudio di Gear Podcast. Ciao.